Questo programma è offerto da commissari regionali. Miss Il Meri prende fuoco una palazzina. Palermo, torneo dello Sporting Village. Palermo, caos all'AMAT, il presidente si dimette. Si è dimesso Giuseppe Modica, presidente dell'AMAT, l'azienda di trasporto pubblico di Palermo. La decisione potrebbe essere stata generata dalla direttiva del sindaco Orlando che il 18 ottobre scorso diede mandato per la riorganizzazione del personale. A riguardo sarebbero sorte delle divergenze fra Modica e il consigliere Diego Bellia. Ho rassegnato le mie irrevocabili dimissioni da presidente dell'AMAT S.p.A. per insanabili contrasti e incolmabili divergenze con i componenti del consiglio di amministrazione sulle modalità di conduzione e gestione dell'azienda. Sono le parole di un amareggiato presidente. Ringrazio il sindaco Leoluca Orlando per la fiducia accordatemi. Sicilia. Reintegro importi da sanzione ad alcuni comuni. Le somme trattenute dallo Stato a titolo di sanzione ai comuni di Bagheria, Alcamo, Partinico, Casteltermini, Trapani, Erice, Sciacca, Messina e Tremistieri e Tineo per il mancato rispetto del patto di stabilità interno saranno reintegrate, cioè restituite. La notizia ha ricevuto definitiva conferma. Il decreto del Ministero dell'Interno, datato 26 febbraio, osserva quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 219 del 16 luglio 2013, che annullò quelle sanzioni dichiarandole illegittime. È con vera soddisfazione che apprendiamo la decisione del Ministero dell'Interno della restituzione della sanzione subita dal nostro comune per il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2011, dichiara il sindaco Lomeo. Mi pare opportuno sottolineare che la caparbietà del nostro comune di essersi opposto alle applicazioni della sanzione è stata premiata con il successo ottenuto solamente dai 5 comuni che hanno seguito la via del ricorso. Bagheria verso il dissesto. Incombe l'arrivo dei commissari regionali. Si aprono le porte del comune di Bagheria all'arrivo dei commissari regionali per l'inizio dell'iter di dissesto. Nel testo del decreto Salva Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stato invalidato l'emendamento Salva Bagheria. Per preservarsi da un fallimento di tale portata, il sindaco potrebbe tener conto dell'ipotesi delle dimissioni. All'interno della vicenda, l'inadeguatezza del Consiglio Comunale e l'inefficienza dell'apparato burocratico hanno pesanti responsabilità, ma non tanto quanto quelle di una giunta che con il suo lento gioco ha perso totalmente di credibilità. Nel caso in cui il primo cittadino Lomeo scegliesse di dimettersi, si andrebbe alle urne il 25 maggio. Qui, oltre al Movimento 5 Stelle, quasi nessun altro partito sarebbe pronto ad una campagna elettorale. Il sindaco è stato lasciato solo anche dall'UDC, il suo stesso partito, che non si è nemmeno schierato dopo gli attacchi del Consiglio Comunale. Esiste anche un'altra strada. Due consiglieri comunali, Antonino Arena e Giovanni Amari, attraverso un comunicato ammettono i propri errori e votano la mozione di sfiducia. Non avremmo mai pensato che ci saremmo ritrovati, a distanza di neanche 3 anni dalle consultazioni elettorali, a scrivere un comunicato del genere. Ci siamo candidati in liste differenti, ma nella stessa coalizione e con il medesimo programma, quello di fare un'altra Bagheria. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma non pensavamo che quella che poteva essere una vera e propria rivoluzione politica e culturale si sarebbe lentamente trasformata in un molto meno ambizioso tirare a campare, un vivere alla giornata che da giovani consiglieri comunali non vogliamo e non possiamo accettare. Arriva un momento in cui la politica deve essere un passo indietro, arriva un momento in cui bisogna ammettere i propri limiti ed i propri errori, arriva anche il momento in cui bisogna dimostrare amore incondizionato per il proprio paese, anche se questo comporta rinunce e sacrifici. Bagheria ha bisogno di ripartire con forze nuove e con una nuova guida. Palermo. Violentò la figlia che rimase incinta. Il bimbo in adozione. Rimase incinta dopo essere stata violentata dal padre. In tribunale la giovane lo ha difeso fino alla fine.
Per questo il tribunale dei minorenni non ha permesso alla giovane diciottenne di tenere il bambino con sé, come aveva già tentato di fare portandolo a casa della madre. La sentenza della terza sezione della Corte d'Appello ribadisce il giudizio di primo grado. Il figlio, vittima di tutto questo, sarà dato in adozione. Misil Mary, prende fuoco una palazzina. Stamattina, intorno alle 6, un incendio è divampato in un appartamento di via Vittorio Emanuele a Misil Mary. Il fuoco, che ha invaso i tre piani della palazzina, non ha permesso alle persone di scappare. Grazie a ben tre squadre dei vigili del fuoco, i poveri sventurati sono stati messi in salvo, facendoli scendere con l'autoscala. Due persone sono rimaste intossicate, ma nulla di grave. Adesso, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, l'abitazione è stata messa in sicurezza. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria. Un'auto prende fuoco nella notte. Ieri notte in via Cesare Abba, a Bagheria, un'auto, un'Alfa Mito nera, che sostava davanti una saracinesca, è stata divorata dalle fiamme. Un passante ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco, ma il tentativo pare sia stato vano. Forse per un sovraffollamento di chiamate, il 115 non ha risposto immediatamente. Così il veicolo ha continuato ad ardere per più di mezz'ora. Le fiamme hanno raggiunto una Ford Fiesta che sostava a fianco. Altra gente si è riunita per strada cercando di contattare i vigili del fuoco, che poco dopo sono arrivati per domare le fiamme. Le indagini sono state inviate dai carabinieri di Bagheria. Si attende la regolamentazione tecnica dei vigili del fuoco per poter risalire alla natura dell'episodio. Trabia. Violazione dell'obbligo di dimora. Trentenne arrestato. I carabinieri di Trabia hanno tratto in arresto Cancilla Der, trentenne pregiudicato di origine colombiana, residente a Trabia, poiché più volte sorpreso a violare la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Trabia, con prescrizione di non allontanarsi dalla sua abitazione dalle ore 18 alle ore 6:30. Ai carabinieri ha detto che avrebbe continuato ad ignorare anche in futuro la prescrizione cui era sottoposto, denotando pertanto una perseveranza nel trasgredire le prescrizioni connesse a quella misura cautelare, inflittagli a seguito dei diversi arresti subiti nel corso degli ultimi anni. Al momento, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour,
Rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, torneo dello Sporting Village. Una festa dello sport a Palermo. Circa 600, quasi tutti provenienti dalle scuole calcio di Palermo, i giovani calciatori che hanno preso parte alla manifestazione. Tanti anche coloro che provenivano dalla provincia e dal Trapanese. La manifestazione si è disputata presso lo Sporting Village di Tommaso Natale, struttura di proprietà di Giacomo Tedesco, ex giocatore di Palermo e Regina. Palermo, l'8 e il 9 marzo, dona la Gardenia di Aism. L'8 e il 9 marzo, nelle piazze di Palermo e provincia, verranno distribuite 3.500 gardenie, in cambio di una donazione di 15 euro. Nel capoluogo siciliano, le postazioni saranno Piazza Unità d'Italia, Piazza Castelnuovo, Via Cavour, davanti la libreria Feltrinelli, Viale Strasburgo, davanti l'OVS, Via Maiocco, Piazza di Mondello, Tribunale e Consiglio Nazionale delle Ricerche. In provincia, invece, nei comuni di Bagheria, Giuliana, Bisacquino, Marineo, Altofonte, Piana degli Albanesi, Caccamo, Termini Imerese, Cefalù, Campo Felice di Roccella, Masonie, Castronovo di Sicilia, Aliminusa, Cerda, Casteldaccia, Vicari e Bolognetta. I fondi saranno impiegati in progetti di ricerca finalizzati a trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla. Oggi, infatti, già la ricerca scientifica con nuove terapie ha fatto notevoli progressi. Da poco sono partiti due servizi nell'ambito di maternità e sclerosi multipla. Per condividere dubbi e paure di gravidanza con sclerosi multipla, si può consultare il sito tuttoparladite@aism.it o il manuale Decidere la maternità. Fino al 16 marzo si possono donare 2 euro inviando un SMS al 45509. Il ricavato dell'SMS solidale verrà destinato a un progetto di ricerca scientifica mirato a trovare trattamenti per le forme progressive. Le forme più gravi, ancora prive di terapie, che colpiscono 25.000 persone in tutta Italia e 1 milione nel mondo. Bagheria, giornata delle arance della salute. Dal progetto Alimentazione e Salute, Stili di Vita, rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria Giuseppe Bagnera di Bagheria, si svolgeranno il 6 e il 7 marzo le giornate dell'arancia della salute. Drenanti, depurative e antinfiammatorie, le arance saziano, appiattiscono la pancia e ti aiutano a controllare la fame. La definizione arancia rossa di Sicilia è usata per individuare alcune varietà di arance a indicazione geografica protetta, coltivate nei comuni di Lentini, Carlentini e Francoforte e in altri centri delle province di Siracusa e Catania. Contengono molti minerali come calcio, fosforo, potassio, ferro solenio e soprattutto diverse vitamine, fra cui oltre alle vitamine C, la A, B1 e la B2. Tutti i bambini della scuola gusteranno una spremuta fresca di arance rosse e biologiche di Sicilia. Il tutto grazie al team di funzionari dell'assessorato regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea. Questo programma è stato offerto da un cordiale saluto a tutti voi da parte di Simone Soldan, cari affezionati a ilmeteo.it. Il tempo è ancora molto instabile sulle regioni meridionali, con piogge e locali temporali, sarà invece soleggiato altrove.
Ma vediamo i dettagli con Silvia Caravello. Noi ci vediamo dopo. Sì, grazie, bentornato Simone. Allora andiamo a vedere insieme, con l'aiuto della nostra grafica, come sarà per noi questa giornata. Al nord avremo delle condizioni di bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube sparsa sulle prealpi non disturberà di certo la bella giornata in corso, anzi avremo un clima mite di giorno e assolutamente gradevole. Al centro in prevalenza poco nuvoloso su gran parte delle regioni, qualche nube in più su Abruzzo, Molise, ma si tratta di fenomeni del tutto innocui. In tarda serata, attenzione, peggiora nuovamente sulle regioni adriatiche con piogge. Tempo ancora perturbato al sud con precipitazioni diffuse anche localmente temporalesche. Vediamo sulle zone ioniche un certo miglioramento è atteso verso sera con fenomeni in diminuzione, ma peggiorerà nuovamente sulla Puglia con delle piogge innotate. La neve scenderà ancora sui rilievi appennini, ci vediamo a quote superiori ai 1300 metri. Venti deboli, settentrionali su tutti i nostri bacini. Diamo un'occhiata anche alle temperature minime, vediamo stazionarie su tutta la nostra penisola, comprese tra i 2 e i 10 gradi. Durante il giorno avremo un clima primaverile, gradevole su gran parte delle regioni, raggiungeremo i 12-16 gradi al nord, i 18 gradi al centro e al sud. Insomma, una bella passeggiata, non ce la toglie proprio nessuno. Benissimo, la previsione finisce qui. Cari amici, ci accorgiamo che non tutti gli utenti che hanno uno smartphone Android hanno scaricato i nuovi sfondi delle applicazioni Meteo. Fatelo perché sono straordinari. Ilmeteo.it, dove la tecnologia diventa magia.